Raul Dumistras e Martina De Johannon, la coppia che ha emozionato il pubblico di Temptation Island, si separano definitivamente. Dopo la fine del programma, Raul ha iniziato a frequentare Nicole, una delle tentatrici, mentre Martina si è concessa alcune uscite con Carlo, un tentatore con cui aveva avuto un flirt durante il reality show. La fine di un amore televisivo. Dopo l'ultima puntata e il confronto finale, Raul e Martina tornano sui social. La foto di coppia che era apparsa sul profilo di Raul, con la dedica, "Ti amo", cancellata, segna l'inizio di una nuova fase per entrambi. Raul ha confessato di aver sofferto per la separazione da Martina dopo il ritorno a Roma, dichiarando di sentirsi smarrito senza di lei. Tuttavia, sembra aver trovato conforto nella compagnia di Nicole, con cui è stata avvistata in momenti intimi. Nuove strade da percorrere. Dall'altra parte, Martina ha condiviso sui social una storia in cui appare sola a bordo di un'automobile, simbolo della sua indipendenza e determinazione nel proseguire il proprio percorso. L'evoluzione della relazione con Carlo, il tentatore, rimane avvolta nel mistero, ma fonti vicine a Martina suggeriscono che qualcosa di speciale stia nascendo tra i due. Il futuro di Raul e Martina. Mentre i fan si dividono tra chi spera in un ritorno di fiamma tra Raul e Martina e chi si lascia coinvolgere nelle nuove storie sentimentali dei due, una cosa è certa: Temptation Island ha lasciato un segno profondo nelle vite dei protagonisti, spingendoli a sfidare se stessi e le proprie emozioni. Resta da vedere quale strada sceglieranno Raul e Martina, se riavvicinarsi o intraprendere nuove avventure sentimentali. L'unica certezza è che i riflettori della cronaca rosa continueranno a seguirli da vicino, alimentando il gossip e le chiacchiere sul destino della coppia più discussa della stagione televisiva.